Siamo ancora alle linee generali. La bozza del piano sanitario regionale che è stato presentato dalla Giunta, rappresentata quest'ultima dal Presidente Acquaroli, dall'assessore alla sanità Saltamartini e dagli assessori Aguzzi e Baldelli nella sala del Gonfalone a Fano, non ha precisato come verrà rivalutato il Santa Croce, come verranno abbattuti i tempi di attesa, come verrà efficientato il pronto soccorso e come verrà ottimizzato il rapporto tra sociale e sanitario, in modo particolare per le persone anziane, le più bisognose di assistenza. Nemmeno quali provvedimenti concreti saranno assunti per migliorare le prestazioni sanitarie nell'entroterra, dove è stata confermata l'operatività, come ospedale di base, della struttura di Pergola e come nosocomi di comunità degli ospedali di Sasso Corvaro, Fossombrone e Cagli. Sono state in realtà esposte le linee generali che caratterizzano le scelte effettuate dalla Giunta di centrodestra: contrasto alla mobilità passiva, abbandono dell'ospedale unico e realizzazione dell'azienda sanitaria territoriale, già in atto. A questo proposito, il nuovo direttore generale dovrebbe essere nominato entro il mese di maggio. Poi l'inserimento degli specializzanti nei pronti soccorso è un limite all'afflusso delle cooperative. Un modello che cerca di potenziare il territorio, che guarda anche all'appropriatezza delle prestazioni, che cerca una risposta strutturale alla mobilità passiva che diventa uno dei problemi principali, che cerca di riorganizzare e rimodellare il personale per fronteggiare quella che è l'emergenza carenza personale, che è un'emergenza nazionale. Sono tutte priorità inserite in un contesto ampio dove cerchiamo di costruire la visione sanitaria delle Marche del futuro. Superato il modello dell'ospedale unico, che cosa si prospetta per Fano? Ma guardi, superato il modello dell'ospedale unico per tutta la regione, si prospetta una sanità che possa essere organizzata in maniera tale che sul territorio si possano realizzare le prestazioni che sono da territorio e l'ospedale non diventa l'unico presidio ma l'ultimo, cioè quello che tratta gli acuti, perché su questi temi, poi lo diremo, si svolge anche la possibilità di recuperare risorse e potenziare un sistema che altrimenti diventa monostrutturale, cioè che oggi purtroppo, come stiamo vedendo, riesce a dare risposte solo e con tempi lunghi, con tutti i ritardi che poi vediamo negli ospedali. Perché? Perché il territorio piano piano è stato sempre più impoverito e oggi non è in grado di fronteggiare le richieste e la domanda dei nostri cittadini. Riusciremo a recuperare la mobilità passiva? È quello a cui stiamo lavorando, che è uno dei problemi più importanti dal punto di vista sanitario, ma non solo, come dirò poi nella mia relazione. Stiamo lavorando perché abbiamo visto e stiamo cercando di capire come poterla affrontare. Si prevede anche un'implementazione del personale, in modo particolare per quelli di pronto soccorso? Allora, sicuramente oggi noi stiamo prevedendo con le borse di medici di medicina generale, borse per gli specializzandi, il massimo di quello che possiamo mettere a disposizione, cioè c'è un personale insufficiente a sostituire il personale che va in quiescenza. Stiamo cercando di provvedere e vediamo anche di risistemare gli equilibri per cercare di recuperare spazi laddove possono esserci. Alla esposizione del piano sono seguite le osservazioni e le richieste dei rappresentanti del territorio. Particolarmente efficaci sono apparse le parole del vescovo di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, Armando Trasarti. Il presule ha messo in rilievo come il Santa Croce si sia svuotato progressivamente delle sue eccellenze, specie in fatto di prestazioni di ortopedia e neuropsichiatria infantile. Come l'eccessivo affollamento del pronto soccorso fanese sia il risultato della carenza di servizi nel territorio. Si è chiesto di chi sono le responsabilità se gli ammalati vanno a curarsi in Romagna e come il più delle volte di queste criticità fanno le spese le persone più deboli. Sono intervenuti anche i sindaci di Pergola, Simona Guidarelli, di San Costanzo, Filippo Sorcinelli, di Frate Rosa, Alessandro Valtroni, di Fano, Massimo Seri.
è chiaro che Fano deve recuperare un ruolo che nel tempo gli è stato anche in qualche modo limitato. Noi avanzeremo delle proposte che poi verranno perfezionate. È chiaro che un ospedale, per essere tale, deve avere tutta una serie di discipline fondamentali. L'altra richiesta è che vengono implementati determinati servizi anche per contrastare il tema della mobilità. Ovviamente devono esserci delle risposte concrete e noi non saremo passivi, ma saremo attivi con delle proposte vere e forti da chi conosce il territorio, che si integrano in una organizzazione complessiva del territorio locale, provinciale e regionale.